Abbiamo affrontato due questioni fondamentali legate al tema della forestazione in campagna, nelle campagne della nostra regione. Da una parte, la salvaguardia delle formazioni boschive artificiali, dei rimboschimenti che sono stati fatti negli anni passati, che oggi corrono il serio rischio di essere tutti eliminati perché non sono più supportati da una minima contribuzione pubblica che possa alleviare i costi del titolo dei proprietari e consentire quindi la manutenzione e la sopravvivenza di migliaia e migliaia di ettari di boschi e di formazioni legnose, e dall'altra abbiamo affrontato il tema della convenienza economica o del apporto economico ed ambientale che l'uso del legno, anche derivate da queste formazioni, può dare per la transizione energetica, per ridurre l'inquinamento, per ridurre il costo dell'importazione delle materie fossili e per dare valore a filiere locali di produzione di materiale legnoso per uso termico, per uso di riscaldamento. Sono tematiche centrali rispetto alle quali è necessario un ripensamento ed un'attenzione da parte della politica della nostra regione proprio nell'ambito delle politiche per la transizione energetica che, piaccia o non piaccia, sarà necessario mettere urgentemente in campo.